Allora, questo è il mio primo video creazioni, dove vi mostrerò tutto ciò che ho creato nell'ultimo mese e mezzo, 2 mesi all'incirca. Allora, ho deciso di suddividere le creazioni in base a ciò che ho creato da sola e ciò che invece ho copiato. Allora, partiamo da questo paio di orecchini. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Allora, questo è il modulo Burning di Francesca Piombino e ho acquistato praticamente il suo schema su Etsy. Sono molto grandi, ma sono stupendi. E con questo stesso modulo io ho anche realizzato il ciondolo. Eccolo qua. Dove ho azzardato diverse tipologie di colore, ho messo il copper, il marroncino, ho messo il rosa antico con questo Rivoli da 14 mm, light rose. Ecco qua con questa catena. Spero si veda bene. Che sto facendo il video con il tablet. Ecco qua, mi piace molto. Poi ho realizzato, o meglio, ho copiato gli orecchini Circle di Elisabetta Marsili. Sono bellissimi, veramente stupendi. Sono molto grandi per me, effettivamente, però sono davvero leggerissimi ed effetto per l'estate sono veramente perfetti. E sono bellissimi. Anche la struttura è abbastanza compatta e solida. Veramente bello. Complimenti, Elisabetta. Poi ho realizzato questi qua che sono gli orecchini, non mi ricordo, me lo sono segnato perché mi ricordo tu, mi dimentico tutto. Mon Amour di Martina Marsella. Eccoli qua, bellissimi anche loro. C'è anche il tutorial sul suo canale. Sono fantastici, bellissimi. Poi ho acquistato lo schema di Nunzia Scalpore del suo ciondolo Cinderella ed è una favola, eccolo qui. E ho deciso di osare un attimino con i colori. Ho usato questo nero, ma e questo verdino. È bellissimo. Lo schema è una cosa fantastica, tra l'altro. Bello, bello, bello. Nunzia è una delle più brave, quindi direi. Poi ho realizzato questi orecchini, anche loro belli grandi. Gli orecchini Lucia di Maria Rosaria Amoroso. Grandi anche loro, però molto leggeri, molto carini. E poi ho realizzato questo bracciale qui, che è il decimo meridio di Francesca Piombino, che io amo, sta ragazza è troppo simpatica. È leggermente modificato, però in pratica è il suo, perché sono partita dal suo progettino, poi l'ho modificato un po' alla fine, però è ancora lui. Ecco qua. E poi ho realizzato questo paio di orecchini. In realtà il modulo, questo qua più grande, l'ho realizzato io, però il modulo sopra l'ho copiato da Monrose Creation, la sua incastonatura dei Jungle. È fantastica questa incastonatura perché è facile da realizzare, veloce e mi piace come inquadra qui il Rivoli. Naturalmente, se volete il tutorial del modulo sottostante, non c'è alcun problema. Ecco qua, e queste sono le creazioni che io ho copiato. Adesso vi faccio vedere le mie creazioni. Allora, questi sono i miei orecchini Van Gogh. Eccoli qua, vediamo se riesco. Eccoli qua. Dove ho utilizzato mezzi cristalli, rocai 8-0, 11-0, Super Duo e le Crescent con le quali io ho fatto l'incastonatura. E sulla scia di questo modellino qua io ho realizzato anche l'anello. Bello grande, però bellissimo, a me piace tanto. Ecco qua, vediamo se riesco a mettere a fuoco.
Poi questi mezzi cristalli matte turquoise sono stupendi. Ecco qui, a posto. Poi, con le nuove gem duo e le nuove gocce satinate, ho realizzato questo paio di orecchini, i miei orecchini Gemma, il cui tutorial lo trovate sul mio canale. Ecco qua. Questa è la goccia, bellissima, presa da perline e gioielli, anche le gem duo acquistate da perline e gioielli. Abbiamo i cipollotti 3x4 mm e il roccaio 11-0, solite 11-0, 15-0, se... Eccolo qua. Ecco qua. E questi sono i miei orecchini Gemma. Poi... Questo è un altro paio di orecchini che ho realizzato subito dopo la mia pausa di 2 mesi. Ecco qua. Allora, rivoli incastonato con rocaille 11-0, perle da 6 mm e decorazione fatta con le delica. Poi c'è questa piccola goccina. Se volete il tutorial di questo modulo non c'è nessun problema, anche se penso sia estremamente semplice, comunque comune come tipo di orecchino, però ripeto, non c'è nessun problema, si può effettuare il tutorial. Poi questi sono i miei orecchini oblio, del quale trovate anche di questo il tutorial sul mio canale. In particolare il tutorial si incentra su questa variante sempre dell'orecchino oblio fatto con perle da 6. In questo caso ho utilizzato i mezzi cristalli da 3 mm, poi abbiamo un rivoli da 16 mm e solite rocaille incastonatura realizzata da me. Ecco qua, andiamo avanti, che c'è ancora un po' di roba da farvi vedere. Poi, questi sono i miei orecchini Mirò, semplicissimi da fare, con un rivoli da 14 mm, rocaille 11-0, 8-0, 15-0 e mezzi cristalli da 4 mm. Incastonatura fatta ancora da me, molto carini, semplici, leggeri e... Si possono portare tutti i giorni. Poi abbiamo i miei orecchini Valeriana. Incastonatura fatta con le Zoli Duo, perle da 6 mm, poi abbiamo rocaille solite 11-0, 8-0 e la goccina piccolina perché volevo fare qualcosa di delicato. Ecco qua, con un rivoli da 16 mm e mi piacciono molto. Andiamo avanti. Questi sono i miei orecchini, che ne ho fatto uno per tipo, non sono riuscita a fare ancora la coppia. I miei orecchini Antares, dove ho utilizzato un rivoli da 16 mm, ecco qua, le Arcos Parpuca, mezzi cristalli da 4 mm, rocaille 11-0 e... Mi sa che ci sono anche le 8-0, sì, perché ho fatto l'incastonatura con le 8-0. Ecco qua. E la goccia. Ormai mi sono fissata anch'io con le gocce. E ne ho fatte in due versioni. L'ho fatto in due versioni e manca il fratellino di entrambi. E di questo ho fatto lo schema. Anche per l'orecchino Van Gogh ho effettuato lo schema, chi fosse interessato mi può contattare tranquillamente. Poi sempre sul mio canale trovate il tutorial dei miei orecchini mantra fatti con cipollotti 3x4 mm, rocaille 11-0, semplicissimi da fare proprio per i principianti, però molto carini, leggeri, abbastanza lunghi, molto belli, mi piacciono proprio per la loro semplicità. Eccoli qua, andiamo avanti. I miei orecchini Kou, così chiamati dal mio compagno perché ha detto che sembra una bocca. Bah, vabbè. Eccolo qua, il mio orecchino Kou, fatto con cipollotti. Secondo me sono 6x8, 6x8 mm. 3x4 mm, bicono da 4 mm, anche di questo orecchino troverete il tutorial sul mio canale.
ho realizzato questi orecchini qua, rivoli da 14 mm incastonato con le Cheops. Ecco qua, poi ho utilizzato cipollotti 3x4, rocaille 11-0, 15-0, goccina anche di questi. Naturalmente, se volete il tutorial, potete richiedermelo tranquillamente se vi interessa il modellino. È molto carino, semplice, leggero. Poi ho realizzato quest'altro orecchino qua. Niente di particolare. Allora, vediamo un po' se riesco. Ecco sto tablet. Eccolo qua. Allora, rivoli da 14 mm incastonato con la netted, perle da 4 mm, poi ho utilizzato Super Duo, mezzi cristalli da 4 mm, rocaille 11-0 e questa goccia in Swarovski, molto carini. Anche di questi, naturalmente, se volete il tutorial, anche se è una cosa estremamente semplice, però vi ripeto, non c'è nessun problema. Ok, soprattutto per le ragazze alle prime armi che hanno bisogno comunque di idee per sviluppare poi le loro abilità. Ecco, poi ho realizzato questo ciondolo qua. Io non sono un amante dei ciondoli, però quando escono, escono. E non possiamo farci nulla. E ho utilizzato questo cabochon da 18 mm incastonato con l'etila. Devo dire che questo colore non mi fa impazzire, però così mischiato con il violetto un po' meglio, ecco. Ho utilizzato Super Duo ematite, rocaille 15-0 ematite, rocaille 11 argento e rosa antico. Ecco, anche qua incastonato, prendendo spunto da un vecchio tutorial di 75 Marghe 75, carino anche lui, forma insolita proprio per questo. Poi ho realizzato un altro paio di orecchini e sono i miei orecchini square, incastonatura fatta al momento così in maniera estemporanea. Utilizzato rocaille 11-0, 8-0, pochissimi materiali, rivoli da 14 mm. Ecco qua. Proprio se, e poi ho fatto questo perno, sempre incastonato con le rocaille 11-0. Semplice, semplice, semplice. Poi abbiamo i miei orecchini Vupo, Vupo, sempre nome dato dal mio compagno, sempre sti nomi strani, boh. Allora, qua praticamente ho incastonato una perla da 8 mm e ci ho lavorato intorno con Super Duo, perle da 4 mm, rocaille 11-0, 8-0 e poi ci ho messo questa goccia. È molto più bello al lobo che vederlo così. Al lobo vi posso dire che è molto delicato, è molto leggero, molto carino, ecco. Poi, primo mio tutorial sull'incastonatura con i cipollotti e ho realizzato questi due anellini. Praticamente qua ho incastonato una domo da 14 mm con dei cipollotti 3x4 e niente, poi ho fatto una decorazione con le rocaille 15-0 e poi ho fatto la fascetta con la tecnica il rimbon. Qua ho utilizzato un filo di nylon da tessitura, se non sbaglio il Miyuki. Questo qua invece l'ho realizzato con il filo di nylon monofilamento. E poi ultimo, di cui non ho fatto il fratellino, è questo orecchino qua, fatto con le Zoli Duo, cipollotti 3x4 mm, rivoli da 14 mm, rocaille 11-0, incastonatura anche questa inventata da me. Molto carino, molto estivo e devo fare il fratellino. Se volete il tutorial, possiamo fare direttamente il tutorial, così realizziamo il fratello per questo che si sente solo. E niente, allora, poi
basta, non ho più niente, o meglio, ho tantissima roba ancora da farvi vedere in soutache, perché io a me è presa la fissa del soutache nel periodo di ottobre-novembre. Nell'arco di un mese questa mia fissazione è andata proprio scemando, non so come mai. Ero molto entusiasta all'inizio, dopodiché si è spento tutto. Comunque, nel prossimo video creazioni potrò farvi vedere anche tutto ciò che ho fatto e realizzato con il soutache. E niente ragazze, spero che le mie creazioncine vi siano piaciute e alla prossima, ciao!